Se mi permettete, prima di dare la parola a Pierluigi Sassi, non per fare pubblicità al mio giornale, ma per dirvi quanto ci siamo dentro a questo tema. Oggi noi pubblichiamo una curiosa lettera dell'Associazione dei produttori del cemento di Confindustria, che protestano per una pagina che abbiamo fatto, l'ho fatta io la scorsa settimana, sul consumo di suolo. E protestano perché usiamo la parola cementificazione, in quanto ritengono che sia offensiva nei loro confronti. Capisco che non si può dire all'oste se il vino è buono, però è sicuramente curiosa, visto che la parola cementificazione la usiamo ormai da decenni come sinonimo di urbanizzazione. Sarà un errore, noi diciamo, vabbè, proveremo a non usarla, però dato che no, no, non ci sto per carattere, è il direttore con me così a pubblicare e basta, l'invito comunque a riflettere altro, perché se è vero che l'urbanizzazione non è colpa di chi produce il cemento, ma sicuramente per esempio le cave fatte in un certo modo nei posti sbagliati sono colpa di chi produce il cemento, e quindi forse dovrebbero riflettere su questo e non sulle parole, e magari riflettere anche, e qui ci metto un po' della mia esperienza professionale, al fatto che in certe regioni italiane molta della produzione del cemento non è molto trasparente. Ecco, diciamo, basterebbe leggere le recentissime dichiarazioni del boss dei casalesi Antonio Iovine, che racconta come il calcestruzzo è tutto in mano alla camorra. Ecco, allora un po' di cattiveria l'abbiamo messa, ma questo per dirvi come il tema ci sia tutto, se i produttori di cemento si sentono offesi per l'utilizzo della parola cementificazione. E questo però cozza evidentemente anche con un modo di essere diverso. Qui parleremo molto di montagna. Sono appena tornato da un media tour in Trentino e siamo andati a vedere in Val di Non una cava sotterranea per la produzione di calcare che si trova a Tassullo in Val di Non, perché lì ormai le cave le fanno solo in galleria. Ma la cosa interessante è che nel buco, poi nel lunghissimo buco che è rimasto, queste gallerie straordinarie a 300 metri di profondità, adesso verranno messe a conservare le mele di Melinda. Non faccio pubblicità perché Melinda non ha bisogno di pubblicità, ma saranno messe le celle frigorifere di Melinda, e questo permetterà un risparmio del 60-70% di energia della conservazione delle mele, a tal punto che diventeranno una sorta di brand di Melinda. E c'è un importatore inglese che ha chiesto l'esclusiva: le mele conservate in grotta. Pensate, in grotta, torniamo indietro alle cantine dei nostri antenati, e adesso è modernità. E ancora più modernità a fianco alle mele, qui dentro, proprio dove si scava la materia prima per il cemento, sarà messo un data center. Non ci hanno anche detto chi è l'azienda, probabilmente molto importante, ma l'accordo è ancora in formazione. Un enorme data center, perché voi sapete meglio di me che al fresco i computer funzionano molto meglio. Ecco, questo per dirvi che se i produttori di cemento si lamentano per l'uso delle parole, per fortuna ci sono anche alcuni dei loro imprenditori che riescono a coniugare quello che per noi è cemento, anche con innovazione, risparmio di energia, tutela dell'ambiente, fantasia, e tutto questo avviene in un paesino di montagna. Se vi dicessi Tassullo, probabilmente nessuno di voi può sapere dov'è, dove si trova, ma si trova nelle nostre montagne. Ecco, questo, il tema c'è tutto. Vi sono fatto un po' di pubblicità, ma non per niente, c'è anche il nostro marchietto là sopra. Allora, Pierluigi Sassi a introdurre questa giornata.